Abbiamo recitato nel Salmo: cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto meraviglie, ne ha dato vittoria alla sua destra, suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza agli occhi delle genti e ha rivelato la sua giustizia. Questo è vero. Il Signore ha fatto delle meraviglie. Ma quanta fatica per le comunità cristiane in portare avanti queste meraviglie del Signore. Abbiamo sentito nel passo degli Atti degli Apostoli la gioia, tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore, perché Paolo, gli Apostoli predicavano con forza. E lo Spirito lì aiutava. Ma quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Da una parte c'è il Signore, c'è lo Spirito Santo che fa crescere la Chiesa e sempre cresce di più. Questo è vero, ma da un'altra parte c'è il cattivo spirito che cerca di distruggere la Chiesa. È sempre così, sempre così. Si va avanti, ma poi viene il nemico cercando di distruggere. Il bilancio sempre è positivo alla lunga. Ma quanta fatica, quanto dolore, quanto martirio. E questo che è successo qui in Antiochia, succede dappertutto nel libro degli Atti degli Apostoli. Pensiamo, per esempio, a Listra, quando sono arrivati che hanno guarito Enea e tutti credevano che erano dei dèi e volevano fare dei sacrifici, tutto il popolo con lui. Poi sono venuti gli altri e hanno convinto che non era così. E come finì Paolo e il suo compagno? Lapidati. Sempre questa lotta. Pensiamo al mago Elima, come ha fatto perché il Vangelo non arrivasse al console. Pensiamo ai padroni di quella ragazza che indovinava. E questi sfruttavano bene la ragazza perché lei leggeva le mani e riceveva i soldi che andavano alla tasca dei padroni. E quando Paolo e gli apostoli hanno fatto vedere che questa era una bugia, che non andava bene, subito la rivoluzione contro di loro. Pensiamo agli artigiani della dea Artemisa che perdevano il negozio perché non potevano fare queste statuine perché la gente non le comprava più perché si era convertita. E così una dietro l'altra. Da una parte la parola di Dio che convoca, che va a crescere, e dall'altra parte la persecuzione. E persecuzione grossa perché finisce cacciandoli via, picchiandoli. E qual è lo strumento del diavolo per distruggere l'annuncio evangelico? L'invidia. Il libro della Sapienza lo dice chiaro. Per l'invidia del diavolo è entrato il peccato nel mondo. Invidia, gelosia, qui. Sempre questo sentimento amaro. Amaro. E questa gente vedeva come si predicava il Vangelo, si arrabbiava.
si rodevano il fegato di rabbia. E questa rabbia li portava avanti. È la rabbia del diavolo, è la rabbia che distrugge, la rabbia di quel crocifige, di quella tortura di Gesù. Vuol distruggere sempre, sempre. Vedendo questa lotta, anche vale per noi quel detto tanto bello: la Chiesa va avanti fra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del mondo. Una Chiesa che non ha difficoltà, qualcosa manca. Il diavolo è troppo tranquillo. E se il diavolo è tranquillo, le cose non vanno bene. Sempre la difficoltà, la tentazione, la lotta, la gelosia che distrugge. Lo Spirito Santo fa l'armonia della Chiesa e il cattivo spirito distrugge. Fino a oggi. Fino ad oggi. Sempre questa lotta, no? E questo anche, qual è lo strumento di questa gelosia, di questa invidia? I poteri temporali. Qui ci dice che i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà. E sono andate da queste donne nobili e hanno detto: ma questi sono rivoluzionari, cacciateli via. E le donne hanno parlato ad altre e hanno fatto tutto. Le pie donne della nobiltà e anche i notabili della città vanno al potere temporale. Il potere temporale può essere buono, la persona può essere buona, ma il potere come tale è sempre pericoloso. Potere del mondo contro il potere di Dio. Muovono tutto questo. E sempre dietro di questo, di quel potere, ci sono i soldi. Questo che succede in questa Chiesa primitiva, il lavoro dello Spirito per costruire la Chiesa, armonizzare la Chiesa, e il lavoro del cattivo spirito per distruggerla, è il ricorso ai poteri temporali per fermare la Chiesa, distruggere la Chiesa, non è che uno sviluppo di quello che accade la mattina della resurrezione. I soldati, vedendo quel trionfo, sono andati dai sacerdoti e hanno comprato la verità, i sacerdoti. E la verità è stata silenziata. Dalla prima mattina della resurrezione, il trionfo di Cristo, c'è questo tradimento, questo silenziare la parola di Cristo, silenziare il trionfo della resurrezione col potere temporale, i capi dei sacerdoti e i soldi. Stiamo attenti, stiamo attenti con la predica del Vangelo, di non cadere mai, mettere la fiducia nei poteri temporali e nei soldi. La fiducia dei cristiani è Gesù Cristo. E lo Spirito Santo che Lui ha inviato, è proprio lo Spirito Santo, è il lievito, è la forza che fa crescere la Chiesa. Sì, la Chiesa va avanti, in pace, con rassegnazione, gioiosa, fra le consolazioni di Dio e le persecuzioni del mondo.